Salve gente, questo è un disclaimer. Allora, per tutta la durata del devlog sentirete il rumore di questo bel ventilatore e il motivo credo sia abbastanza chiaro. Cioè il computer, la CPU in particolare, si surriscalda in modo eccessivo e ha bisogno di un piccolo aiutino per tenersi a temperature accettabili e non fondersi. Quindi vogliate perdonarmi, ma questo rumore è d'obbligo. Allora, dico subito che questo è l'aggiornamento più consistente che ho mai fatto. Quindi c'è un mare di novità, come vedete dal changelog, che è immenso. Cioè il doppio dell'ultimo, di quello dell'undicesimo devlog, della 1.5. Non finisce neanche qui, eh. Allora, iniziamo subito con il menu principale. Come vedete, l'immagine di CS Tony è stata espansa, ma copre tutto lo sfondo. E ho cambiato un po' lo stile dei pulsanti, queste cose qua. Ho messo un'altra finestra per caricare, eccetera. Vabbè, sono dettagli. Poi in futuro lo espanderò ancora il menu principale. Allora, la prima cosa da notare è l'aggiunta del nuovo animale, che sarebbe l'anchilosauro. Eccolo qua. Eccolo qua, fierissimo che va a bere, o beve, anzi no, va a passeggiare, non gli interessa bere. Comunque, l'anchilosauro è simile al triceratopo, perché è un erbivoro. La differenza è che si nutre, non è aggressivo, non combatte, i maschi non combattono tra di loro, ed è molto più, come dire, corazzato, quindi è in grado di difendersi con più efficienza da predatori o dal giocatore. E poi un'altra differenza è che è un animale molto più solitario, infatti non si muove in branchi, non sta in branco. In questo caso questi tre esemplari sono vicini solo perché qui si trovano, qui c'è un laghetto, quindi sono portati a stare nei pressi dell'acqua. Poi, che altro? Tutta la grafica, come sempre, come in ogni aggiornamento, è stata migliorata in vari punti. In questo caso le texture del terreno sono state upscaled, sono state ridotte ancora di più come dimensione. In questo modo, zoomando maggiormente, si perdono meno qualità. Tra l'altro in questo aggiornamento lo zoom è maggiore, quindi si zooma di più e si perde meno qualità di prima, almeno rispetto a prima, non è che adesso siano HD, però rispetto a prima la qualità persa è molto minore e lo zoom che si può fare è anche maggiore. Poi un'altra cosa, ho aggiunto un bump mapping che si vede sotto i layer di terreno che sorgono attraverso le meccaniche dell'ecosistema, del meteo, del terreno. Togliamo questi layer e vedete che il terreno base, con questa specie di aridità qui sotto, ora tolgo il bump, ora lo metto, vedete che c'è differenza tra bump e non bump. Il bump che fa? Rende leggermente più tridimensionale il terreno, ovviamente non è la parallasse di Crysis, però è sempre un po' meglio del... Poi si potrà disattivare nelle opzioni, quindi a chi non piace, invece di lamentarsi, può andare nelle opzioni e disattivarlo. Un'altra cosa che ho aggiunto è la parallasse, no, che è parallasse? La specularità. Questa si applica in alcune superfici in base alle condizioni di luce. Per esempio, vedete questo laghetto qua. Vedete questa specie di luce che va ad applicarsi al centro dello schermo sopra. Ecco, ora lo disattivo, ora lo attivo. Vedete com'è più tridimensionale e sembra proprio che sia bagnato. Ecco, stessa cosa le pietre, questi grossi massi. Questo è con, questo è senza, questo è con, questo è senza. Dà più l'idea di tridimensionalità. Un'altra cosa ovviamente sono i massi stessi che sono cambiati. Prima erano delle pietre ridicole HD, low D. Adesso sono delle vere e proprie boulders, molto più belle da vedere. Poi vediamo un po' qua che mi dimentico. Poi gli alberi hanno una tinta leggermente diversa in base alle condizioni del terreno in cui nascono.
Quindi, per esempio, vedete questi due che sono vicini più o meno, no? Sono lo stesso tipo di albero, però uno è leggermente più verde-azzurro, l'altro è più giallo. Questo perché sono nati in condizioni leggermente diverse. E questo vale per tutti gli altri alberi, anche per questi due, vedete? Ovviamente questi comunque sono nati in posti vicini, quindi più o meno la differenza è poca, ma alberi nati in condizioni molto diverse hanno, come questi due, ecco, hanno una differenza di tinta molto differente, e questo contribuisce ad aumentare la varietà della vegetazione, almeno dal punto di vista visivo. E poi dal punto di vista pratico, c'è comunque differenza, perché ovviamente le meccaniche sono calcolate molto precisamente, molto, in modo molto, in modo maniacale, per riprodurre tutte quelle che sono le condizioni che le piante, che la vegetazione e anche gli animali e tutto il resto possono vivere, a cui possono sottostare. Quindi, per esempio, in autunno vedrete che ci saranno molte più piante e alberi secchi come queste in autunno, in estate con la siccità, e invece dopo una pioggia, dopo in primavera vedrete un ambiente molto più florido e verde. Allora, poi ho migliorato la qualità di altre piccole cose come il letto del lago, questo qua, e la pelle, la sprite del personaggio. Oddio, questi si stanno. Vabbè. Ora, questo perché? Perché ho aumentato, come ho detto prima, lo zoom massimo possibile del gioco. Quindi, per evitare che le texture sgranino troppo quando si zoom al massimo, come adesso, ho aumentato la qualità un po' di tutto. Come ho detto prima, dei terreni, anche un po' del personaggio e di altre cose. Almeno le cose che più necessitavano di essere migliorate. Infatti, se la versione precedente e le altre ancora di più avessi zoomato a questo livello, cosa che non era possibile fare, ma se avessi potuto farlo, la qualità delle texture sarebbe stata ancora più scadente, sarebbe stata proprio terribile, invece adesso è relativamente accettabile. Poi, miglioramenti all'intelligenza artificiale. Come sapete, nel precedente devlog ho fatto un rework totale dell'intelligenza artificiale, migliorando totalmente quello che è il pattern dell'intelligenza artificiale, quelli che sono i pattern dell'intelligenza degli animali. In questo aggiornamento ho continuato il lavoro espandendo ulteriormente quello che avevo iniziato nello scorso aggiornamento e ottimizzando lì dove potevo farlo. Per esempio, ho migliorato le meccaniche che regolano la fuga e l'inseguimento degli animali. Adesso sono molto più intelligenti in fare queste cose. Poi, ora, le uova non sono deposte così all'aria aperta, ma vengono deposte sotto un layer di terreno, e quindi non sono subito visibili. Bisogna avere un certo occhio per vederle. Ora lo mostro anche. Allora, ecco qua. Non so se vedete. No, è questo che vuole. Egg. Ora, ci diamo il personaggio. Eccole qua. Questa è praticamente il layer di terreno sotto cui sono deposte le uova. Caccio via questi, se no non mi fanno vedere. Eccone uno. Eccone un'altra. E ce n'è anche una terza. Ora ci vuole un occhio abbastanza attento. Ma che vuoi? Ah no, io ho preso le uova, ovviamente mi attacca. Ci vuole un occhio, dicevo, abbastanza attento per vedere, per capire dove si trovano queste uova. Comunque, gli animali che fanno? Scavano una fossetta, ci mettono le uova, la ricoprono in modo così spartano, poi dipende dalla specie. Alcune specie lo fanno in modo più, lo faranno in modo più parsimonioso, altre meno. Comunque, questi animali che sono i meno evoluti dal punto di vista sociale, vabbè, questi lo sono abbastanza, ma altri che hanno meno parental care, magari non lo faranno, ecco. Comunque, questo aggiunge un po' di una meccanica interessante per quanto riguarda la necessità di
avere occhio nel cercare, nel trovare le uova, altrimenti è troppo facile trovarle lì belle alla luce del sole. Poi, ancora riguardo l'intelligenza artificiale migliorata, gli animali adesso sono più abili nel gestire la fame e la sete, cioè. Per esempio, se stanno dormendo e stanno morendo di sete, improvvisamente viene a piovere, gli animali si svegliano proprio per bere. Prima invece che facevano? Continuavano a dormire finché non erano full stamina e magari la pioggia finiva e non avevano l'occasione di sfruttarla per dissetarsi e quindi riuscire a sopravvivere. Poi, vabbè, ci sono un sacco di fix per quanto riguarda il combattimento col personaggio. Adesso, per esempio, saltando il personaggio è in grado di evitare i colpi di alcuni animali. Prima, invece, anche saltando non poteva farlo. Poi gli animali adesso reagiscono. Alcuni animali adesso reagiscono al tocco del personaggio, cioè se il personaggio si avvicina troppo e li tocca, praticamente, questi, in base alle loro condizioni, alla loro specie, al loro sesso, alla loro età, reagiscono in un modo. Per esempio, alcuni possono scappare, se stanno dormendo si limitano a svegliarsi. Se stanno combattendo non ti cacano affatto, se invece sono incazzati già per conto loro ti attaccano e ti uccidono, poi dipende dalla situazione. Poi vabbè, un sacco di altre cose che potete leggere comunque. Allora, passiamo al prossimo grosso ramo di cambiamenti, cespuglio di cambiamenti. Allora, c'è un'aggiunta di suoni, un miglioramento per l'intero sistema sonoro del gioco. Prima cosa, ho aggiunto suoni come cicale quando fa caldo, cioè in estate principalmente, ma anche in altre rare occasioni, proprio come nella realtà. Poi animali quando gli animali si accoppiano, c'è il suono. E un suono delle mosche quando si è vicino alla merda. E alle carcasse di animali morti. E mo' li posso anche mostrare. Non so se si sente abbastanza bene. Comunque, proviamo. Allora, avviciniamoci a una cacata. Avviciniamoci a una cacata. Non so se si sente il suono delle mosche. Comunque, se lo sentite bene, se no lo proverete quando giocherete. Poi, se aumento la temperatura, ora ci si sente già un po', ma se aumento la temperatura ancora di più. Quindi il gioco crede che siamo in estate. Che succede? Si sentono le cicale. E se aumenta la temperatura ancora di più, il suono aumenta di intensità, di forza. Questo per simulare la variazione graduale del canto delle cicale che aumenta con l'alzarsi del sole e si riduce appunto con la sera e con la notte. E questo aggiunge un sacco di atmosfera al gioco, dovete provarlo in gioco per capirlo. Poi, che altro suono c'era? Vabbè, l'accoppiamento degli animali che ora non posso mostrare perché dovrei far accoppiare due animali, non so come, cioè non posso farlo direttamente, dobbiamo aspettare che accada. Comunque, ma prima comunque mi sembra successo, quindi l'avete già sentito. Poi, che altro c'è? Ah, ok, questo è importante, anche se. Non credo che sia facile da mostrare. Ora, tutti i rumori che accadono nel gioco, primo, possono essere uditi anche nella modalità Dio, nella modalità God, cioè anche quando non c'è il personaggio spawnato, ma state così con la telecamera a cacare in giro. Tipo, beh, il tuono già si sentiva, però tipo un animale che emette un suono, un verso, prima non si sentiva, adesso si sente. E un'altra cosa importante, questo vale per tutti i suoni, la distanza dal centro dello schermo influenza il volume del suono, che è quindi anche locazionale. Prima solo alcuni suoni erano locazionali, non so se in italiano sia corretto, comunque in inglese locational, invece adesso tutti i suoni sono locational e tutti i suoni possono essere uditi anche in God Mode. Quindi. Finalmente abbiamo un reparto sonoro, almeno la struttura di base di un reparto sonoro che, essendo espanso in futuro, aggiungerà un sacco di. Cioè, è già stabile, ecco, è già consolidata. Deve solo essere aggiunta, deve solo essere espansa con altri suoni. Cosa che ho iniziato a fare in questo aggiornamento, tra l'altro.
poi. Vabbè, queste sono cose che non si possono mostrare così al momento, ma è, cioè, se le leggete già capite. Terrain plots now originate randomly on the map. Allora, questo lo spiego un po' meglio, va. Prima, come ho spiegato già in due devlog fa, cosa accadeva? Vedete questi plot di terreno? Non so se si vede bene di notte, comunque. Questi sono dei plot di terreno che sorgono in base alle condizioni ambientali. Cioè, se c'è umidità, se c'è pioggia, se c'è vicinanza con l'acqua, eccetera, eccetera, sorgono determinati tipi di terreno, fertilità, terreno esausto, cioè terreno privo di nutrienti, aridità come questa, eccetera, eccetera. Ora, prima come sorgevano questi terreni? Sorgevano ogni qualvolta un albero moriva o un animale moriva e lì sorgeva un terreno. Ora sì, è vero, quando muore un organismo di qualsiasi tipo c'è un aumento di fertilità nella zona circostante. Questo vale ancora nel gioco, però non si origina più un terreno dal zero. Per originarsi un terreno, l'origine del terreno avviene casualmente ogni tot di tempo. Quindi che cosa succede? Succede che accade questo. Ora lo faccio in modo a scelta, diciamo, a comando. Andiamo avanti nel tempo. Guardate che succede qui. Si è originato un altro layer di terreno di aridità, perché io ho deciso di farlo qui. Però normalmente si sarebbe originato in modo automatico dopo del tempo. E in questo modo la mappa si riempie di terreni anche quando viene tutto spogliata. Ora la spogliamo di terreni. Ecco qui. Ora non ci sono più layer di terreno dinamici, c'è solo il terreno base, diciamo, quello di sfondo, tra virgolette. E cosa farà il gioco? Se andiamo avanti nel tempo, vediamo che originerà automaticamente i terreni in base alle condizioni in cui si trova il luogo in cui spawna il terreno. Ecco qua. Come vedete, i terreni stanno già iniziando a ripopolare la mappa in base alle condizioni che ci sono. Per esempio, vicino al laghetto spawna terreni di fertilità, qui spawna un deserto, qui spawna un'altra fertilità, eccetera. Poi, la neve ora è divisa in due tipi di neve, due tipi di ghiaccio, cioè ghiaccio e neve. La neve sorge con. Appunto con la neve, cioè se nevica si forma la neve. Il ghiaccio invece si forma a temperature molto basse, più basse di quando nevica semplicemente, e si forma anche se non nevica. Questo per simulare l'umidità che si condensa appunto in ghiaccio. Mo lo mostro anche, va. Facciamo scendere la temperatura a meno 17 gradi. Facciamo andare un po' avanti il tempo. Ed ecco, qui abbiamo il ghiaccio che entro un paio di minuti si è formato. Un paio di minuti nella realtà, nel gioco equivalgono a metà giornata più o meno. Ora che facciamo? Facciamo nevicare. Visto che siamo a temperature sotto zero, basta far piovere e automaticamente la neve scenderà. Aspettiamo un po'. Ed ecco che il ghiaccio viene ricoperto da uno strato di neve soffice, perché la neve è soffice ovviamente rispetto al ghiaccio. E la cosa curiosa, la una cosa bella, è che la neve si può bere. Ovviamente adesso è molto spartana la feature, però in futuro sarà necessario fare dell'altro. Sarà necessario scioglierla per berla. Adesso basta prenderla e berla, un po' come nel film I sopravvissuti delle Ande. Drinking snow. Però sta morendo di freddo, quindi non posso fare un cazzo. Anzi, mo adesso muore proprio. Ok. Poi che altro c'è? Aggiunto un evento di siccità. Allora, questo è molto poco pratico, diciamo, non posso mostrarlo. Però che succede? Durante l'anno il gioco decide se
deve avvenire un evento di siccità o meno. Cioè, può essere che un anno capiti con un'estate particolarmente torrida e priva di precipitazioni, mentre un altro anno può essere che l'estate sia abbastanza mite e con molte precipitazioni e quindi permetta ai laghi, all'acqua di conservarsi e quindi di mantenere la vegetazione e i terreni floridi e fertili. Poi che altro? Vabbè, altre piccole cose che non vale neanche la pena di spiegare, visto la molla di cose che dovrei spiegare. Vabbè. Poi, la vegetazione è stata ribilanciata in modo abbastanza profondo. Le piante adulte adesso ereditano direttamente l'energia e l'età di quelle giovani, che le hanno generate praticamente. Prima non accadeva, stranamente, può sembrare una cosa abbastanza ridicola, però prima non accadeva. Perché quando ho creato le meccaniche di base energetica delle piante non ero ancora capace di fare questa cosa, adesso lo sono, quindi l'ho fatto. Poi i semi si conservano meglio quando c'è bassa umidità, quindi c'è siccità, rispetto a quando invece c'è bassa temperatura. Tutte le piante ora vivono circa 30% di più. I semi, vabbè, bla 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 bla. Basta, ok, questo. Poi le meccaniche dell'umidità sono state migliorate totalmente. L'umidità funziona molto meglio. E qua passiamo finalmente a qualcosa di più pratico. Allora, tutti i pulsanti, cioè buona parte dei pulsanti della Survival Mode sono stati cambiati. E questo rende molto più intuitivo il gioco. Ora si usa W per andare avanti, S per camminare all'indietro. Shift come modificatore per... no, come shift proprio per correre, per sprintare, così come il tasto destro del mouse. Oppure camminando all'indietro shift si usa per fare una specie di... ma lo faccio vedere direttamente. Questa pioggia sempre. Allora, se andiamo in avanti, con shift o il tasto destro sprintiamo, no? Questo è lo sprint. Se invece stiamo camminando all'indietro fa così. Una sorta di backslide, qualcosa del genere. Ok. Poi l'interazione con tutti gli oggetti è diventata molto più intuitiva. Ora spawniamo degli oggetti così random. E, come vedete, su ogni oggetto che metto il mouse sopra, su cui metto il mouse su un oggetto, no? Mi appare questa finestrella che mi dice esattamente cosa fa ogni pulsante che premo su questo oggetto. Cioè, con Q lo prendo in mano, con F lo equipaggio. Poi, per disequipaggiarlo, bisogna premere G e si apre una finestrella con la lista delle cose equipaggiate, in questo caso solo il quiver, la faretra. Si clicca e la droppa lì dove c'è il mouse. Ora, però... se mettiamo il mouse su una qualsiasi altro oggetto, questo, con Q si prende sempre in mano, perché questo è il pulsante standard per trasportare gli oggetti, mentre con F si indossa. E stessa cosa, G si droppa. Infatti se abbiamo entrambi equipaggiati, faretra e pelle, con Q possiamo droppare quello che vogliamo dei due. Però sta morendo di freddo. 1 e 2. Poi in futuro questa schermata di drop degli oggetti sarà più articolata, farà vedere le parti del corpo su cui ogni oggetto è... per adesso è solo questa finestrella con due slot, vabbè. Poi no, questo ce la mettiamo perché fa freddo. Allora. Poi, questa per esempio è la pelle non lavorata, non pulita. Qui ci dice RMB, che sarebbe right mouse button, il mouse destro. Clicchiamo e ci appaiono ulteriori opzioni, in questo caso pulirla. Per pulirla ci serve una flint che non abbiamo. Con F invece sul cibo lo si mangia. Beh, questa carne era cruda, quindi non è stato molto intelligente. In questo caso con E si equipaggia, è il pulsante standard per equipaggiare le armi. Quindi con E sappiate che con E si equipaggiano le armi e con Q si trasportano gli oggetti sull'altra mano. Quindi
sono i due pulsanti standard. E poi è questo per tutto, cioè il gioco vi dice tutto adesso. Qualsiasi cosa fa, qualsiasi cosa il su qualsiasi oggetto appoggiate il mouse, sapete esattamente che cosa fare. Non c'è più bisogno neanche. Però oltre a questo, questo lo anticipo invece di dirlo dopo, ho aggiunto una guida, cioè l'ho aggiunto, ho rilavorato la guida e adesso è molto più vasta e può essere ampliata ulteriormente perché ha le varie sezioni. C'è l'introduzione, i controlli, questi sono tutti i controlli del gioco e poi la schermata di crafting che ti dice, diciamo, le nozioni base da conoscere per craftare le poche cose che per adesso si possono craftare nel gioco. In futuro qui ci sarà una lista immensa di sezioni, ognuna delle quali vi spiegherà in modo molto più approfondito di così ogni area del gioco. Ok? Poi, vabbè, con G droppate le cose equipaggiate, con D si beve, D è il pulsante standard per bere, con Z si dorme. E poi, vabbè, nient'altro. Vabbè, questi eventi qui fanno parte dei cambiamenti precedenti, quindi è inutile che li spiego. Anche, cioè, questi già l'ho detti prima. Passiamo all'interfaccia. Ci sono piccole modifiche che ho fatto all'interfaccia, piccoli miglioramenti che ho fatto all'interfaccia. Ok, vedete questi status, queste icone dello status? Questa del vento, oltre a segnare la potenza del vento su una scala da 1 a 100, segna anche la direzione del vento. Prima te la diceva con un testo, cioè nord, sud, in modo del tutto vago. Adesso c'è una bella freccetta che vi indica precisamente dove si sta dirigendo il vento. Per adesso il vento non è che abbia la direzione del vento non è che abbia una grande influenza sulla survival mode perché non vi serve a molto conoscerla. Cioè, per adesso cosa fa il vento? Trasporta semi e foglie. I semi li trasporta, quindi può influenzare in modo anche molto profondo l'espansione delle piante sulla mappa. Ma in futuro il vento trasporterà anche l'odore degli animali e del giocatore. E potrà allertare prede o predatori della vostra presenza o della presenza di altri animali in base alle interazioni che entrano in gioco tra queste diverse specie, oppure tra maschi e femmine di una stessa specie. Poi un'altra cosa è questa. Come sapete già, se avete seguito i precedenti devlog, però qua non trovo delle pietre per mostrarlo. Vabbè, come sapete nei precedenti attraverso la visione dei precedenti devlog, c'è un nuovo indicatore che ho aggiunto qualche devlog qualche versione fa che indica la isolation, ovvero l'isolamento oh, c'è un incendio qui. L'isolamento che ha il giocatore dal vento. E ora ve lo mostro, ve lo rimostro perché già lo conoscete. Eccolo qua, vedete dove è il mouse? Isolation 10%, perché? Perché mi trovo vicino a questo grosso boulder, questo grosso masso, che in piccolissima parte mi fa da scudo dal vento. Se invece mi avvicino a questi due, che sono più, offrono più protezione perché sono appunto più grandi, sono due, quindi 20%. Ora ho aggiunto un altro indicatore poco sopra quello dell'isolation, che sarebbe la cover, che ti dice esattamente la percentuale di protezione che invece avete non dal vento ma dalla pioggia. E per farlo dobbiamo andare sotto un albero. Ecco qua. Adesso sì, abbiamo una protezione di 50% dalla pioggia e una protezione del 10% dal vento, perché siamo rispettivamente sotto un albero e nei pressi di un grosso masso. Ora, se ci fosse un masso, facciamo così per mostrare. Creiamo un piccolo riparo. O qui si è formato un bug perché ho ucciso il giocatore, vabbè. Ecco qua. Ora, ho creato una specie di piccolo riparo naturale, mi ci metto dentro e guardate, cover 50% perché l'albero è sempre quello, ma isolation è 30% perché mi trovo praticamente
Questo è il processore che, nonostante il ventilatore, è andato a fanculo. Mi ritrovo praticamente protetto dal vento in buona parte. Va bene, ok. Allora, adesso vedete qui? C'è finalmente un indicatore dell'ora del giorno. Siamo alle 10 di mattina. Ogni 10 secondi equivalgono a un'ora. E in futuro ci sarà l'opzione di togliere questo indicatore oppure di usare un formato diverso, 24 invece di AMPM, oppure addirittura un indicatore immersivo, cioè che non ti dice l'orario preciso, ma che ti dice mattina, pomeriggio, sera e notte. Che in ogni caso possono essere dedotti dalla posizione dell'ombra dei vari oggetti del giocatore, perché varia in base al tempo del giorno. In questo caso siamo appena dopo mezzogiorno, perché l'ombra è quasi perfettamente, non è allungata, ecco. Poi un'altra cosa che ho aggiunto che ho migliorato è l'indicatore delle ferite. Ora facciamoci incornare da un triceratopo, ecco, due triceratopi, meglio ancora, ecco qui, ci hanno ferito. Che sfiga! Vedete questo indicatore qui sotto, questo piccolo pallino rosso? Questo è il bleeding, cioè la ferita, le ferite, la perdita di sangue, voglio dire. Ecco, è minuscolo perché il bleeding è solo al 10%, ma se ci facciamo colpire come dei masochisti, senza farci uccidere, ecco, mi sono messo full health con i codici, vedete che la dimensione di questo indicatore diventa sempre più grande, quanto più aumenta l'effetto di blood loss, di bleeding. Ora 70% è così grande, ma diventa sempre più grande, può diventare anche più grande. Ecco qua, qui ha raggiunto la dimensione massima. Questa è la dimensione massima. Poi che altro c'è? Altre, vabbè, altre piccole cose. Tutti questi indicatori che indicano l'essere bagnati, il vento, il sole che ora non si vede, eccetera, ora non lampeggiano più, ma hanno un'opacità dinamica in base alla forza dell'effetto. Cioè si può dedurre la forza e l'intensità dell'effetto direttamente guardando alla trasparenza, all'opacità di questi indicatori, senza più dover mettere per forza il mouse sopra. Per esempio, qui la pioggia è 100%, infatti è totalmente opaca. Invece il vento non è 100%, lo possiamo dedurre dal fatto che non è molto opaco, infatti è 35%. Così come tutti gli altri indicatori su questa piccola interfaccia. Questi qua invece devono lampeggiare perché sono più importanti, perché sono urgenti, diciamo, e quindi devono attirare di più l'attenzione del giocatore. E poi vabbè, ho fatto altre piccole migliorie, potete anche vedere qui questa piccola barra che rende più visibili queste icone, eccetera. La stagione viene suddivisa in early e late, per dare più un'idea di se siamo all'inizio o alla fine di una determinata stagione. E basta, ma io che non dico nient'altro, altrimenti mi perdo in cose che sono superflue. Queste due cose già le ho dette prima, la guida, la struttura della guida e i suggerimenti del gioco. Ma che boghist? Muori. I suggerimenti, lol. I suggerimenti del gioco e la guida già l'ho mostrato. Eh sì, ho capito. Poi un'altra cosa da dire è la durata del giorno e della notte è aumentata del 20% con relativo ribilanciamento di tutte le meccaniche, l'età degli animali, delle piante, la durata delle stagioni e bla 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 e tutto il resto. Quindi i giorni ora saranno più lunghi e il tempo sarà meno volatile rispetto a prima. Questo c'è da dire che ogni aggiornamento ha aumentato un po' la lunghezza del giorno gradualmente, così che non ci sia un aumento improvviso che mi porta a dover cambiare tutto. Piano piano, piano piano ho fatto un cambiamento che adesso è soddisfacente, perché adesso un giorno, inclusa la notte, quindi un arco di tempo che va da 20, sono 24 ore, equivalgono a 240 secondi. Quindi ogni ora, come ho detto, equivale a 10 secondi. E credo che così sia perfetto.
Poi per proseguire, qui abbiamo una lista di altri piccoli cambiamenti che non ho raggruppato in una sezione particolare perché non sono accomunati necessariamente da un'area specifica del gioco, ma che sono comunque alcuni sono particolarmente importanti. Il problema è che non avendoli raggruppati non saprei adesso al momento distinguere quelli da dire e quelli invece da tralasciare. Comunque proviamoci. Vabbè, ho cambiato i nomi di alcune cose. Per esempio, skin non è più skin my pelt. L'attività di skinning non era esatto, perché skinning in questo caso mi riferivo al pulire la pelle dal grasso. Manure l'ho chiamata dung, perché è un po' meno da agricoltore, diciamo. Dung è più, si dice di più al contesto. Che altro? Ho fatto un sacco di ribilanciamenti e miglioramenti alla notte, alle meccaniche del sonno. Cioè, il personaggio adesso dorme meglio. Sono più coerenti le meccaniche del sonno. In condizioni buone, il personaggio può dormire fino a che non è full stamina. Mentre, come prima, quando le condizioni non sono favorevoli, si sveglia abbastanza spesso. Poi, nel prossimo aggiornamento, aggiungerò un bedroll che sarà possibile costruirsi con le pelte degli animali, le pelli degli animali. E questo bedroll permetterà di dormire con più comfort e quindi non svegliarsi ogni 2 secondi perché la temperatura scende sotto i 10 gradi, il personaggio ha freddo, eccetera. Anche perché quel vestitino che ho aggiunto adesso non basta ancora allo scopo di dormire bene. E che altro? Un sacco di altre cose. Vabbè, ve le leggete, ecco qua. Qui c'è il devlog, la lista, leggetevele, non rompete il cazzo. E poi ci sono, vabbè, gli immancabili bug fix, che ovviamente sono fondamentali. Eccoli qua, questi sono tutti quanti bug fix. Bug che erano presenti nella scorsa versione e che adesso sono assenti. Ok, poi i piani per il futuro per quanto riguarda lo sviluppo del gioco. Allora, come ho detto, l'aggiunta del bedroll, ma questo è un dettaglio in realtà rispetto al resto. Nel prossimo aggiornamento mi concentrerò probabilmente su. Mi concentrerò, inizierò a lavorare su un aspetto che adesso è assente dal gioco, ovvero le abilità del personaggio e le caratteristiche, diciamo, più viscerali, più fisiologiche del personaggio, ovvero il metabolismo, quindi l'aumento di peso dovuto all'accumulo di grasso, l'aumento di massa muscolare dovuto all'attività e all'alimentazione sufficiente, poi e l'aumento di skill, di abilità dovute appunto all'uso di alcune abilità, per esempio fare il fuoco, costruire arnesi, cacciare, usare armi specifiche, eccetera. Ovviamente questo skill system sarà diverso da quello di altri giochi, cioè non è che avete una skill, l'aumentate da 50 a 51 e così è per sempre. No, dovete continuamente, o almeno di tanto in tanto, esercitarvi con quell'abilità se volete mantenerla alta. E quanto più raggiunge un livello alto, tanto più difficile sarà mantenerlo a quel livello. Questo che cosa significa? Che il personaggio si specializzerà in alcune cose e diventerà meno esperto, perderà l'abilità in altre. Però ovviamente ci sarà un soft cap e un hard cap. L'hard cap ovviamente sarà di 100. Il soft cap dipenderà dal livello di questa abilità. Per esempio, se siete bravi a cucinare, non so, a livello 50 e raggiungete il livello 70, sarà molto più difficile raggiungere il livello 71 rispetto a quanto sarà difficile raggiungere il livello 51 da 50. Però stessa cosa vale al contrario, cioè se il vostro livello decade fino a 20, sarà molto molto più facile raggiungere il 21 di quanto non sarà facile raggiungere 51, così come sarà molto più difficile perdere un punto una volta raggiunti i 20 che perderlo a 50 o a 70, proprio perché a livello più basso la diminuzione della skill quando non la usate è molto più bassa. Questo che significa che un personaggio che riesce a esercitarsi bene in varie abilità
e vuole essere un po' un master of all trades, non so se si dice così in inglese, cioè uno che è pratico un po' in tutto, può mantenere un livello bilanciato di tutte le abilità. Tutto sta nel come il giocatore gestisce la sopravvivenza del proprio personaggio. Poi, ovviamente, oltre a questo, come ho detto, l'aspetto bello sarà appunto vedere il personaggio cambiare anche fisicamente, cioè vederlo non solo vedere le statistiche che cambiano, tipo l'aumento di grasso, vedere il grasso che aumenta, vedere la percentuale numerica, ma vedrete proprio il personaggio che aumenterà di dimensioni. Vedrete la pancia che aumenterà, oppure le spalle che diventano più robuste, se aumenterà di massa muscolare, eccetera. Poi in futuro ho pianificato di dividere le calorie qui in macronutrienti, quindi calorie, cioè in carboidrati, proteine, grassi e micronutrienti, ovvero vitamine, sta roba qua. Ok, poi vabbè ci saranno altre cose, ottimizzazioni, come sempre, miglioramenti grafici, aggiunte di opzioni, probabilmente credo che nel prossimo aggiornamento aggiungerò la schermata di opzioni che permette di cambiare alcune cose, come per esempio rimuovere le ombre, rimuovere dei suoni che possono rompere i coglioni, come il suono della notifica, eccetera. Vabbè, per oggi è tutto, al prossimo devlog!